Lo stavi inseguendo non da settimane, da mesi. Il primo gol è arrivato, le emozioni, visto che poi l'hai segnato alla Rechi. Ma diciamo di sì che è bello quando si segna, e poi per un difensore è ancora più bello. Per me che stavo attraversando magari un periodo un po' così, aver fatto gol è una gioia immensa. Ci ho provato e è andata Una dedica? bene. A me, è scontato, a mia moglie, a mia moglie. Ci stiamo avvicinando a grandi falcate a quello che era l'obiettivo per cui state lavorando da mesi. L'errore da non commettere in queste ultime settimane? L'errore da non commettere sicuramente è quello di pensare di aver già vinto il campionato, ecco. Ancora mancano delle partite difficili, abbiamo un discreto vantaggio che abbiamo mantenuto da un po' di tempo e dobbiamo riuscire a mantenerlo invariato. Sappiamo che comunque sabato sarà una partita veramente difficile, però siamo consapevoli, come diciamo, ho già detto, che di essere una squadra comunque forte, in salute e con un morale alto, per cui andiamo avanti così. Marino gioca di venerdì, solo in Serie D succede che nelle ultime giornate non ci sia la contemporaneità. Questo può essere un vantaggio qualora arrivassero delle buone notizie o... Ah, certo, se arrivassero buone notizie può essere un vantaggio, ma anche uno svantaggio, Meglio non fare perché calcoli. no, io penso che a questo punto della stagione, ecco, fare calcoli non ha senso. Noi abbiamo un vantaggio, io faccio finta che mancano ancora 20 partite, per cui domenica è una partita importante che dobbiamo vincere. Vincendo quella poi ne mancano 4, poi si fa interessante. Importante quella col Pomigliano, che è in salute, sta recuperando posizioni, è un punto dai playoff, penso che insomma, voglia finirci dentro alla fine. Ecco, come si affronta questa partita che potrebbe essere, non so se voi ne avete parlato, l'ultimo ostacolo, visto che poi alla fine le ultime trasferte non dovrebbero essere insormontabili, anche per ragioni ambientali. No, vabbè, noi intanto pensiamo di partita in partita. Domenica affrontiamo una squadra che all'inizio era partita con grandi ambizioni e poi man mano il corso del campionato ha avuto un po' di difficoltà. Ora si sta riprendendo e sicuramente per diciamo, dare un senso alla loro stagione vorranno arrivare nei playoff. Mancano altre 5 partite e ci penseranno le altre 4, perché noi abbiamo un obiettivo, secondo il mio punto di vista, un po' più importante, e non ci vogliamo fare sfuggire questa occasione, in qualsiasi partita, in qualsiasi domenica. Senti, dal punto di vista tattico del modulo, abbiamo visto nelle ultime settimane una certa duttilità. Bodoni siete partiti con la difesa a 5, per necessità invece domenica scorsa avete fatto in corso perché sei sempre stato un infortunio e sei entrato tu al posto di Biancolino. Secondo te avete raggiunto una stabilità tale anche a livello mentale, l'intesa fra di voi che è indifferente giocare in un modo o nell'altro, oppure con quest'ultimo modulo, col 5-3-2, vi sentite un po' più sicuri in alcune situazioni? Ma vabbè, abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio a livello di gioco, ecco. Ultimamente sia col 4-3-3 che col 5-3-2-3-5-2 ci stiamo esprimendo, secondo me, a buoni livelli, ecco. Sia dal punto di vista del gioco che del ritmo e delle occasioni da gol, sia a favore che contro. Devo dire che le ultime due partite, col 3-5-2 possiamo dire, perché comunque abbiamo giocato solo 10 minuti, col 4-3-3 domenica, abbiamo fatto bene. Ora il mister non lo so Poi cosa avrà in grazie mente per ai me. giochiamo difensore. No, ma io ho detto che l'importante è vincere il campionato. Purtroppo in questi casi uno deve mettere da parte un po' le proprie ambizioni personali, i propri interessi, per un interesse comune, che è quello della squadra, di vincere il campionato. Ma Sappiamo in Lega che poi non c'è l'obbligo degli under. ma ancora siamo in Serie D, però. Purtroppo siamo in Serie D e è ovvio che chiunque non giochi non è che è contento. Io non sono contento di andare in panchina, però accetto con le decisioni del mister e cerco di farmi trovare pronto. Ecco, penso di esserci riuscito comunque dal punto di vista della
del carattere, poi la prestazione può andare bene, può andare male. Al di là del discorso moduli, sembra che ci sia maggiore affiatamento tra voi, quindi dipendentemente dal 3-5-2, dal 4-3-3, sembra che oggi vi divertiate anche di più a giocare. Poi un'altra cosa, siamo i primi caldi, la squadra domenica ha mostrato, anche se aveva di fronte un avversario molto debole, di essere in palla atleticamente. Com'è la vostra condizione? Ma la nostra condizione è buona, diciamo che lo è sempre stato, forse in alcuni frangenti della stagione siamo stati meno reattivi, meno propositivi dal punto di vista, ecco, proprio del gioco, perché badavamo più al sodo, però è stata sempre buona la condizione fisica. Io già l'avevo detto, i problemi che noi abbiamo avuto e che penso abbiano tutte le squadre che partono con un ritardo di questo genere, non è facile arrivare a mettere 11 persone, chiunque esse siano, qualunque nome o qualsiasi passato hanno avuto, e farle giocare bene o avere tutte subito. Ecco, abbiamo pensato di fare i punti, di fare i risultati, e abbiamo detto che man mano magari ci sarà pure un discreto gioco. Ecco, ultimamente ci stiamo riuscendo e ci fa piacere, anche perché... Indipendentemente, come dicevo, anche dal discorso moduli, insomma, sì, sì, non... che c'è qualcosa di diverso nelle ultime prestazioni. Noi abbiamo, diciamo, dopo Civitavecchia, la famosa partita di Civitavecchia, che ogni tanto magari una scoppola fa bene, per farti svegliare un attimo e farti andare nella strada giusta. Ecco, abbiamo fatto quel cambio di passo, quel cambio di marcia che in questo punto della stagione è determinante. Affrontate un derby che è insidioso anche dal punto di vista, diciamo, ambientale. L'osservatorio non ha ancora stabilito se dare via libera ai tifosi salernitani o meno. Da calciatore cosa ti auguri, da sportivo cosa ti auguri, insomma, e qual è la raccomandazione che faresti, un appello che fai ai tifosi nella circostanza in cui dovessero, nell'eventualità in cui dovessero partecipare alla partita? Ma io penso che non c'è da fare nessun appello, perché comunque si sono sempre dimostrati i nostri tifosi all'altezza della situazione in qualsiasi caso. Ecco, a volte uno perde le staffe, come capita a noi in campo, può capitare anche alla gente fuori, ai tifosi. Dal punto di vista ambientale, diciamo sportivo, per noi non cambia niente, perché appena inizia la partita 11 siamo noi, 11 sono loro, puoi giocare anche ovunque. Per cui penso che sia una partita come tutte le altre, senza problemi. Ecco. Visto che un po' tutti quanti lo stanno facendo, chi direttamente e chi meno, ti candidi per restare a Salerno l'anno prossimo in Lega Pro, visto che i salernitani ti hanno adottato quale uno dei loro principali beniamini questa stagione? Ma questo mi fa piacere, li ringrazio. È ovvio che, cioè, chi è che non vuole rimanere a Salerno? Io, la speranza mia è quella di poter stare il più a lungo possibile. Si fa un passo alla volta, ecco, ora pensiamo a vincere il campionato, io sto bene qua. Ma hai mai trovato una società seria come quella composta da Udito Mazzarone e i loro collaboratori, tutti i loro collaboratori? No, poche volte. Noi dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista societario, sotto tutti i punti di vista, dopo un primo assestamento iniziale che era normale, con un po' di problemini, man mano si stanno risolvendo e si sta, cioè, sembra non siamo in Serie D, ecco, l'impressione è quella di stare in un'altra categoria, anche in più della Serie C. Può aver fatto la differenza rispetto alle altre società che partecipano? Sì, ma la tranquillità, la presenza, poi voglio dire, avere a che fare con delle persone del calibro dei nostri presidenti ti fa stare tranquillo sotto tutti i punti di vista, ecco. Altre domande? Grazie. Va bene.